Buonasera a tutti e bentornati a Becca al Volo. Ragazzi, abbiamo lo studio nuovo. Abbiamo la novità, lo studio. Sono entrati soldi. Soldoni per noi, ma quanti? Tanti, le pubblicità ci state facendo impazzire. Ma infatti basta ora, basta soldi perché basta ragazzi soldi, non se ne vuole più. Lo studio si è fatto, metterli, no? I soldi se ce le date poi si daranno un beneficio. Sì, se questi sì. Non si vogliono più. No, noi... Avete notato la sigla, tutto il mondiale, non è fatta a caso. C'è stato un mondiale a Massa Marittima, abbiamo fatto il mondiale. Il vero mondiale, no? Sì. Quello... No, quel troiaio c'è nel Qatar, ma cos'è quello? Si è fatto vero. Quello vero. È vero che è stato vinto da Luca Salvadori con l'Ecuador. Un grande Luca Salvadori, l'amico sì. Luca Salvadori ha trionfato in questo mondiale. Diciamo era il favorito. Sì, diciamo la Lasse non è acqua. E si è rubato anche la coppa e l'ha portata a casa. No, ti faccio vedere un attimino con questa coppa cosa ha fatto in questi giorni. Guarda in questi posti è stato, guarda. Delinquente. Ma ce la riporti, sì. E ce la riporti, sì, la coppa, perché la coppa si vuole a casa nostra. È nostra. Ecco. E Marcello Gualerci ha vinto il lato Brenne, giocando in finale contro Fabio Lombardi. Sì, sì, una grande partita, un Fabio Lombardi che come sempre arriva sempre in fondo alle manifestazioni, ma questa volta gli andava male. Andava male perché Marcello Gualerci giocava in casa, ha fatto e ta. Mentre il vincitore, diciamo, morale e tematico e intercostale del torneo, sì, è stato... intercostale, il grande Sandro Sani, presidente del Sombrero San Miniato, che si è presentato vestito da sceicco al Sani, ha vinto giustamente il premio outfit, premio Sandro. Offerto dal comune di Massa Marittima che ha sponsorizzato l'evento, e ci tengo anche a ringraziare il Bike Garage, un bellissimo locale lì sotto la piazza che ci ha fornito la location. E bravissimi ragazzi, ancora grazie. Ah, scusa, non è che mi sono vestito a caso. No, dopo si spiegherà il motivo. Guardate il Wimbledon. La mia tenuta ha un perché, come tutta la vita di ognuno di voi ha un perché, soltanto la nostra non ha un perché. La nostra ormai di perché non ce n'è. Come Becca al Volo, non c'è perché. Allora, la prima cosa che si fa quando si parte, cosa si fa? Si lancia la sigla. No. Tutte le volte la padella. Si lancia? La pubblicità. La pubblicità, l'anima del nostro, la nostra sopravvivenza. A voi. Le emorroidi erano un problema. Poi ho scoperto Preparazione H. Preparazione H, un aiuto efficace contro le emorroidi. È un medicinale. Usare con cautela. Oddio, come pubblicità è abbastanza eloquente questa qui, eh? Decisamente eloquente. Che può far comodo a tutti, comunque, e può capitare a tutti, soprattutto, cioè non è che qui si fa le pubblicità a caso, no, questa è vita reale, ragazzi, vita reale. Cioè non siamo qui per fargli stupidi, noi siamo qui per dimostrare che la vita è reale, fare vedere alla gente cosa può succedere, appunto, le emorroidi sono un problema reale, e non si dà anche la soluzione, certo, l'avete vista, comunque, basta spazio pubblicitario, basta. Si parte ora con quello che è stato l'evento, diciamo, nostro invernale, il mondiale. Certo. E io farei partire un attimo le immagini e le commenterei con voi. Ecco, la bellezza del Duomo di Massa Marittima. Ecco, la location, vorrei sottolineare la bellezza proprio, come ha detto te, di Massa. Ringraziamo il comune che ci ha dato questa possibilità e il Bike Garage ci ha dato la location. La location. Ecco, vedete. E vi dice il Triglia e Giacomo Pozzi stanno chiacchierando, non si sa di che, perché no, comunque sia, perché non si capiscano, uno è livornese, uno è massetano. Eccolo qua il logo, e qui stiamo entrando nel locale. Ecco, vedete la bellezza anche del locale. Ecco, questo ecco è il Sani. Ecco il grande Sandro, il grande Sani, l'amico Sani. Salvadori, vogliamo, ecco Stefano che tenta di fare l'arbitro ma non ce la fa, perché vedi non ci vede, abbassa gli occhi ma è in mezzo cielo. E questo comunque, ecco, è stata una giornata molto bella. Tutti i nostri amici sono venuti a trovarci, si sono divertiti,
squisiti i proprietari del locale bike che ci hanno dato un servizio ottimo. Certo. Non c'è stato nemmeno grosse polemiche. No, di solito quello sono cose che si lasciano a altre situazioni, noi ci saranno i nostri problemi. E via, ecco. E Questa è la finale eccoci la cadetti finale. fra il Triglia e Marcello. Vedi il Triglia con la maglietta della Della Bianchi, e Bianchi. questa è la finale fra Zaccardo e Luca Salvadori, arbitro del nostro Salvo Mistretta. Che vorrei anche salutare. Salutiamolo. Ciao Salutare. Salvo, ciao Ciao Salvo, ciao Salvino. Salvuccio. E la finale mi sembra finita 4-0, io ero già di fuori. Ecco la foto di gruppo, Foto di gruppo che è molto bella, diciamo, delle ragazzi. scale del Duomo. Sì. Torniamo in studio, grazie regia. Ecco, il mondiale ha avuto successo. Ha avuto successo. E ne faremo altri di eventi, seguiteci perché comunque non ci si ferma qua. Noi lavoriamo sempre, non sembra, però ci abbiamo una testa Che che lavora, lavora e la a facciamo prescindere lavora, navigare. però, Sì, a a prescindere. prescindere. E ora si parte con l'ospite, che non è l'ospite però, guarda pure il coso, non è l'ospite nostro, l'ha Nostro, trovato Luca lui Grossi. ha trovato Luca Grossi, il nostro, Non diciamo, dire il nome, no, ci mancherebbe. Luca Grossi sta cercando personaggi a giro per il mondo e anche questa volta ha trovato una chicca da non sottovalutare, Ma direi. lancia la rubrica di Luca e Allora, settore settore distinti. Vai distinti. Luchino, facci vedere cosa hai trovato. Al volo, eccoci a questa puntata veramente speciale. È con noi un ospite straordinario. Perché dite voi straordinario? Perché è stato forse il primo a giocare a Subbuteo a Follonica. Quindi in questa puntata di settori distinti, d'accordo, avremo con noi un ospite straordinario. Qui direttamente dal Palatenda di Follonica. E dov'è il Palatenda di Follonica? Alla Pizzina. È praticamente il Merlini ha messo su il Palatenda. Qui ci si può fare di tutto, d'accordo? Dico nome e cognome, ma lo conoscete di sicuro. È un insulto chiamarlo per nome e cognome perché è troppo famoso. È una storia di Follonica, dello sport di Follonica e del Subbuteo di Follonica. Attenzione, rullo i tamburi, Alessandro Babbo. Mamma mia, che presentazione! Che piacere Alessandro, ci siamo ritrovati così casualmente, fra le tante cose che abbiamo fatto, però è il momento di dirci il tuo subbuteo. Non me lo sarei aspettato, questo Amarcord storico. Ma praticamente, se non il primo, diciamo sicuramente tra i primi. Praticamente, fine anni 70. Ci troviamo con una serie di amici che sicuramente anche ti conoscerai, ti ricorderai, Massimo Cervetti, Barrahani, Personaggi e portieri, personaggi e portieri. portieri, certo, i Bertaccini, E Stefano, poi c'è ancora il nostro Lerner. certo, e tanti altri. Praticamente giocavamo ognuno a casa propria, così tutto il campo, chi aveva le tribune a mulino. Aveva tipo me un campo abbastanza scalcagnato, tipo il Cibali, il famoso Cibali di Catania, e si comincia a fare prima delle amichevoli, poi via via ci si organizza e si fa dei tornei nostri di gruppo, 8, 10, 12, alla fine diventa un campionatone, un impegno, ci appassioniamo e poi grazie anche all'EFA. Il sportivo era veramente una pietra miliare, è Tutti è stato stato. una pietra miliare per tanti sport, ma per il Subbuteo in particolare con il Guerin Subbuteo, che ora so che hanno ripreso, in quegli anni contribuì in maniera fortissima a diffondere il Subbuteo in Italia. E da lì venne l'idea di formare un club. E quindi si prese in particolar modo per i contatti, all'epoca non c'erano strapparecchi. C'era ancora telefoni a gettoni, non c'erano le schede Un'altra telefoniche, epoca, non c'erano un'altra epoca. le schede. Cominciai a conoscere chi erano i referenti in Toscana, a prendere contatti e quindi alla fine formammo un club che è andato avanti almeno diciamo, con
me alcuni anni, 3 o 4 anni, e in quei 3 o 4 anni abbiamo fatto diversi tornei in ETA, le feste di comunità, che all'epoca le feste di comunità organizzavano anche questi eventi collaterali, un altro si organizzò in una sala condominiale del mio palazzo. Roba più inedita. Sì, decisamente. So che adesso una cosa è molto, molto diversa. Grazie, per esempio, si è super organizzato. Non c'erano campionati che sono adesso, se le asse, le piste, così. Era tutto a livello praticamente individuale e di perto. E poi c'era, a fine anno venivano fatti i master. Abbiamo fatto i master sulla base regionale e nazionale, sulla base dei risultati che avevi fatto durante la stagione. Meraviglioso. È stato un bel periodo. Meraviglioso. Però mi dicono che io avevo iniziato allora, era poca roba, i primi passi, mi dicono però che veniva già da te, era complicato. Era veramente complicato. Vincere a casa Babboni era veramente complicato. C'era qualcuno che sicuramente era più bravo. Ad esempio, adesso mentre parlavo mi ero scordato di Gianluca Baldanzi. Ce l'abbiamo, Gianluca, dottore, sei nominato. Allora, Gianluca era sicuramente più bravo di me dal punto di vista tecnico. Però a casa sua forse non c'ho mai vinto qualche pareggio. Da me penso di aver vinto una volta e il resto tanti pareggi e qualche sconfitta, perché era il tappeto verde, aveva qualche lacerazione qua e là, il compensato sotto era messo maluccio. Un terreno che solo te conoscevi. Approfittavo del fatto che io sapevo dove erano tutte le buchette, dove erano tutte le imperfezioni, che questo metteva in difficoltà chi veniva già. Quindi il mio nato. Ce n'avesse a raccontare. Sì, profondo conoscitore nel soldato della materia subbuteo, ma ex giocatore di calcio, arbitro di hockey, giocatore di basket, arbitro. Quanti ex? Della serie non ne rimane a far niente e quindi l'hai provate tutte. Ringrazio Alessandro Babboni della tua meravigliosa presenza. Questo ci fa tanto piacere. È una cosa, insomma, che poi ci potrai trovare anche su YouTube, sul nostro canale. Un saluto agli amici di Becca al Volo da Settore Distinti, Alessandro Babboni. Ciao a tutti. Grande Babboni che è stato beccato da Luca. Un grande Alessandro Babboni, un vecchio giocatore di subbuteo. Aveva il suo perché. Sì, e lo invitiamo anche a venire al club a trovarci qualche volta per fare una partita e tornare a giocare, che non fa mai male. No. Ora, basta. Perché, cioè, non consideriamo troppo la gente. No, perché sennò poi magari pensano che noi... Non dovete pensare che noi. No, voi non pensate. Ecco, non pensate. A pensare ci si pensa noi, per voi e per tutti. Così. Sì, sì. Amarcord. Amarcord è un video particolare, che a cui tengo tanto, diciamo, questo video mi ha fatto smettere di parlare con questa persona per circa un mese, e niente, lanciamo la sigla e poi lo commentiamo insieme. Questo è riferito al mondiale che si fece nel 2018, è una partita che vede i due fratelli Grassini contro, era Arabia-Uruguay. Arabia-Uruguay, sì, Arabia-Uruguay. Una punizione di Marco Grassini che era con l'Uruguay, vero? Sì, contestata da Marco. Da Antonio. No, Marco... Però guardate ecco lo stile. Lo stile però non... Antonio è stato un mese senza parlargli. Sì, perché comunque imputava e questo fallo non ci posso dire. Applaudi anche. Senti, vedi. Prendi la squadra, se ne va. Ma come l'ha detto? Ma non era fratellanza. Fratellanza. Questo è rubato. Io non potrei. E questo era Amarcord. Ora a questo punto, ragazzi, si passa alla fase che e il mio vicepresidente qui accanto narrerà con le sue parole, quella delle analisi dei tornei del mese svolti in sede e non. Il primo torneo del mese di novembre che abbiamo fatto, ecco, intanto vediamo
il giusti con sette salsicce mangiate, che è sempre a dieta. È stato l'Italian Tournament, vedete le immagini, l'ha vinto il solito Loré. Loré, sempre lui, ma ora ha smesso. Ora comunque, ultimamente ha smesso. E ricordiamo anche Ruzziconi, che ha vinto il Brenne. Subito dopo è stato fatto il Ciccio di Gallina, ecco sempre le immagini. Il Mino, clamorosamente uscito a turni eliminatori, è andato a vincere il Brenne, mentre il Ciccio di Gallina l'ha vinto il nostro amico Marco Grazzini. L'ho vinto io, ecco, l'ho vinto io. E ora vediamo un attimino se è successo di recente. Abbiamo fatto questa Coppa di Lega, e com'è andata questa Coppa di Lega? La Coppa di Lega, ieri sera abbiamo disputato questa Coppa di Lega, è andata benissimo, ci sono state delle partite molto tirate, ricordo fra queste West Ham Fulham, cioè Mazzau contro Loré, è stata una bella partita con delle discussioni come al solito che fanno loro due, però insomma divertenti, sì, divertenti. Anche questa Coppa di Lega, dopo 2 anni e mezzo, torna a vincere il nostro Marco Grassini. Era 2 anni e mezzo e non vinceva un trofeo British, diamine. Dopo aver vinto un campionato in FA Cup nell'anno inaugurale, è ritornato con questa vittoria in questo trofeo importante del British, Coppa di Lega. Con chi ho vinto? In finale contro l'Aston Villa di Marcello Guerci. Fra l'altro Marco, va detto, ha giocato una grande partita, ha realizzato 3 gol davvero spettacolari. Cioè, ridillo, 3 gol davvero spettacolari. Tre gol davvero spettacolari. E qui chiudiamo questa parentesi. E pedilo te. Andiamo a Lampugnano, quando il 13 di novembre di questo mese, di questo anno, di questo secolo, 4 baldi eroi, quindi Giacomo Pozzi, Marcello Gualerci, Roberto Loré e Mino Camerini, sono andati a disputare questo Grand Prix in provincia di Pisa. Ottima figura, perché sono passati 3 di 4 ai Master, poi sono caduti per comunque sia stanchezza, sciatica e emorroidi, appunto, facendo riferimento anche a prima, certo. 1000 dolori fisici che si portano dietro da anni, però hanno ben figurato e noi siamo orgogliosi molto di loro. Perché noi si parte bene ma si dura poco. Sì, perché noi ci si mette la passione, basta, sì, la passione, cioè, un altro, poi il resto viene da sé. Ora facciamo un attimo di pausa e riprenderemo fra un secondo con il gol del mese. Pausa finita. Il gol del mese. Regia, lancia il servizio. Ecco il gol del mese. Partita di campionato British. Bertaccini col suo Millwall contro Liverpool di Giulio Bisei, che guardate il grande numero di Giulio. Pippela! E la mette nel saccoccio. Grande Giulio. Gente, qui praticamente siamo già al termine, perché comunque qualcuno si è lamentato le puntate, perché quante lettere sono arrivate in questo momento? Tante lettere. Miliardi, milioni di lettere. Certo, ci hanno fatto tanti complimenti. Sì, tantissimo. Però qualcuno ha detto qualcuno, siamo lunghi. Noi si cerca di essere un po' più stringati. Ci sta la cena pronta. Bravo. Quindi noi ora si sta per chiudere. Vi ricordo che il nostro canale è questo qui sotto. Se vi iscrivete fareste anche una bella cosa, bravi. Perché poi ancora non lo dico, ma poi lo dirò, perché non vi si dice di iscrivervi al canale a caso, vi si iscrive perché abbiamo un obiettivo molto nobile che vogliamo portare avanti, certo. Ma non lo voglio dire, perché no sembra si fa pubblicità, non lo diciamo. Un attimo, prendono questi attimi, sì, di blocco, certo, intestinale, capito, certo, praticamente. Sì? C'è un altro video. Non c'era mia preparato a noi. No. Mandatelo pure. Hola cabrón. E tu c'è la caretta. So dove vive. Ora. Cuidado di rascare il corazon. Cabrón. Aspetta. Oh.
uomo. È già la seconda volta che viene questo, visto. Questo personaggio è già due volte. Ma ha fatto venire il caldo. Ma ha fatto venire il caldo. Sai, anche freddo. Sì, ma chi minaccia? Ma chi minaccia? Mi sembra che questa macchina di conoscerla. Io ragazzi, vabbè, fate finta di non aver visto niente. Fate finta di niente. Noi sarà all'oscuro di questo video, sì, ci tengo a dirlo anche a chiunque potesse farci una denuncia in merito. Fidare, ecco. Non è che noi si... Noi non si sapeva, un'emerita? Sega. Ecco, vedi, su queste cose siamo precisi. Niente, a questo punto si dice, e vi si rimanda fra una ventina di giorni, 25, perché la puntata di Natale la faremo sicuramente. Faremo la puntata di Natale e ricordatevi le sorprese, noi forniamo sorprese. Perché una sorpresa tira l'altra. Due sorprese, meglio che una, sì, ma facciamola così. Becca al volo finisce qui, Andrea saluta e ce ne andiamo a casa. Un saluto a tutti i subuteisti, ciao. Oili belli 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 belli